Torna con una settimana di anticipo il campionato di eccellenza, è la prima di gennaio, ma in realtà è il recupero del 17° turno non disputato il 16 di dicembre. Desio e Mariano dunque di fronte per questo derby tra formazioni che stanno vivendo certamente un periodo non esaltante. Andiamo a vedere subito le formazioni, padrone di casa con Mancuso in porta, Calegari, Caprini, Rota e Marti, i quattro di difesa, Mondini e Osti davanti al pacchetto arretrato con Napoli, Tremolade e Sulis dietro al riferimento di Cuonzo. In panchina con il tecnico Anania, Impagnatiello, Beduini, Villa, Goi, Missineo, Tandi e Brighenti. Sandro Barbieri e il suo Mariano rispondono con Castoldi tra i pali, difesa 4 composta da Rizzi, Rione, Sale, Palmitessa, Rosa, vertice basso di un centrocampo che conta anche su De Simeis, Di Vita, Fontana e Ruzzante, mentre Corno è unica punta. A disposizione Ferrari, Donghi, Panetta, Boni, Elli, Mariani e Radaelli. Il direttore di gara è Campanella di Venosa con assistenti i Cremaschi, Garati e Secchi. La sintesi filmata ci porta subito al 13° minuto della prima frazione con Mondini che dopo uno scambio con un compagno con il sinistro cerca il colpo sotto la traversa, Castoldi alza in corner. Lo stesso Mondini poco dopo ci riprova, il 16° è il minuto, il calcio di punizione viene ribattuto dalla barriera e poi con il destro al volo che impegna Castoldi nuovamente. E quindi ancora il Desio ad attaccare sull'asse Tremolada che batte la punizione velocemente, Di Cuonzo che si accentra e sferra un destro deviato da Castoldi con la punta delle dita. Si vede anche il Mariano e c'è al 25° il gol del vantaggio. Rota pressato da Corno, un po' cincischia, un po' poi si inventa un passaggio all'indietro che supera Caprini. De Simeis si fa trovare pronto con il sinistro, batte l'incolpevole Mancuso, dunque Comaschi avanti per una rete a zero poco dopo la metà della prima frazione. La reazione del Desio non tarda ad arrivare, 7 minuti dopo Sulis tocca con la punta dello scarpino, c'è Castoldi però che con il corpo devia in corner. 41esimo è l'azione del pareggio. Lancio di Caprini, perla di Michael Sulis, ex di turno che imbecca Napoli, controllo del numero 7, classe 95, freddo per realizzare il gol dell'1-1 che di fatto chiude la prima frazione, dunque Napoli che realizza un gol sicuramente importante, il sesto del suo campionato. Desio e Mariano quindi chiudono sull'1-1 nel secondo tempo, subito al terzo l'azione che sarà sicuramente importante nell'economia della sfida, Sulis che va via e dopo aver recuperato palla a Rosa arriva Fontana in netto ritardo, l'intervento è energico al limite, anzi oltre per il direttore di gara e quindi scatta il rosso per Mattia Fontana. Sesto minuto, Osti ci prova dopo aver dialogato con i compagni, bella la conclusione del classe 95, poco sopra la traversa di Castoldi. 13esimo, un pallone non rinviato, liberato quindi dalla difesa del Mariano e manna per il destro al volo di Cuonzo che va non lontanissimo dai pali. Qualche polemica qua per l'avanzata di Corno che viene toccato in area di rigore da Tremolada dopo aver superato un avversario con un bel tunnel per il direttore di gara. Non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, 21esimo, Tremolada verticale, ancora Osti alla conclusione, questa volta la traversa dice no e poi Sulis di testa non azzecca il tapin vincente. 28esimo è il minuto della svolta, l'ennesima in questa partita, Mondini, traversone di Cuonzo sul secondo palo, trafigge Castoldi e quindi è il gol numero 1 in casacca Desio per il nuovo acquisto proveniente dalla Folgore Caratese che bagna dunque con una rete importantissima la sua prima in casa. Ancora Di Cuonzo con il destro dopo un'azione davvero spettacolare. 33esimo, si rivede il Mariano con il neoentrato Boni che dalla distanza cerca di impegnare Mancuso alla parata a terra. Mariano che chiaramente prova negli ultimi minuti lo sforzo finale, imbeccato da Rosa, Sala con il sinistro trova sulla sua strada Mancuso, Sala che negli ultimi minuti si è trasformato centravanti, come nel recupero il suo colpo di testa impegna
Mancuso ancora, questa volta la deviazione assolutamente determinante ai fini del risultato, che si inchioda sul 2-1 per i padroni di casa, che vincono dunque in rimonta scavalcando il Mariano. Adesso Desio 23 punti, Mariano a quota 22, 4 punti sopra la zona play-out. Andiamo a sentire adesso le voci dei protagonisti negli spogliatoi. Ma diciamo che il primo tempo il pari era giusto, perché il nostro gol è arrivato da un regalo loro, però come predominio di campo hanno fatto meglio loro. Noi abbiamo avuto forse le occasioni migliori su due palle di De Simeis, due volte 3 contro 3, però sostanzialmente il pari era giusto. Secondo tempo la squadra mi sembrava partita con il piglio giusto, ma subito dopo 2 minuti siamo rimasti in 10 e oggi poi avevamo fuori 6 giocatori e non è stato facile. Però a prescindere da questo, giocare in 10 è sempre molto difficile contro una buonissima squadra. Manca la fiducia, si vede che la squadra è impaurita da quello che sta succedendo, sta a noi tirarsi su le maniche, io e il mio staff con i giocatori, per cercare di venire fuori da questa brutta situazione. 5 sconfitte consecutive fanno parte purtroppo del gioco del calcio. Questa mi dispiace, perché secondo me in parità numerica potevamo giocarcela in modo diverso, però adesso l'unica situazione che possiamo fare è lavorare e basta. Ci tenevo tanto a fare bene, perché la settimana l'abbiamo preparata bene e l'obiettivo era quello di fare gol e ci sono riuscito. Poi gol vittoria, prima in casa, meglio di così, dai. Adesso però teniamo i piedi per terra, perché è ancora lunga. È una bella squadra, i giocatori che hanno fatto questa categoria, aggregati dei giovani importanti. E quindi abbiamo regalato dei gol in precedenza, magari con degli sbagli, e quindi i punti sono meno di quelli che ci meritavamo. Però dai, sì, considerato che ci sono tanti nuovi, infatti quindi sono contento della prima partita, siamo contenti della prima partita e vediamo di continuare così, dai. Una vittoria sicuramente importante, perché innanzitutto arriva contro una squadra che rispettavamo tanto. Dopo un mese di sosta, dopo comunque un finale di 2012 poco felice, direi che sono molto soddisfatto, perché la squadra ha risposto bene, secondo me, come compattezza e anche come manovra. Beh, direi che ci siamo fatti gol da soli, quindi, però vabbè, la dimostrazione di compattezza poi si è vista nel cercare di recuperare subito. Siamo stati bravi e fortunati, però penso che avremmo meritato comunque il gol, al di là di averlo poi ripreso già prima. Però va bene così, insomma, vuol dire che la partita è stata letta anche nel modo giusto. Hai ragione, Di Conso per generosità credo che sia uno degli attaccanti più forti in questa categoria, poi oggi premiato anche dal gol, e quindi sicuramente un voto importante in pagella. E vabbè, per quanto riguarda il 95, direi che Napoli e Osti stanno crescendo giornata dopo giornata, e quindi sono felice di aver creduto in loro e di continuare a farlo, ecco.